Il 22 marzo è stata la giornata dell'Open Day. In sostanza, i responsabili della Ruzzoreti, l'azienda acquedottistica teramana, hanno accolto le persone, i ragazzi, e hanno spiegato loro il perché poi si paga una certa bolletta. Sono state visitate le vasche di accumulo, è stato visitato il potabilizzatore di Montorio Alvomano, una struttura nata nel 2000 circa, ultimata nel 2011 e che oggi è un punto di riferimento importante per la distribuzione dell'acqua potabile. Qui confluisce l'acqua che l'Enel utilizza per le strutture, per le centrali elettriche, subisce un certo trattamento e poi appunto diventa potabile. Ma andiamo adesso a scoprire che cosa accade qui all'interno della struttura di Montorio Alvomano. Presidente, parliamo di questa iniziativa dell'Open Day per far conoscere il potabilizzatore di Montorio. Il potabilizzatore di Montorio e il depuratore di Alba Adriatica. Abbiamo pensato di aprire gli impianti più caratteristici dell'azienda, cioè un depuratore, il potabilizzatore e la cittadinanza, per far sì che possano comprendere i cittadini che cosa c'è effettivamente dietro la bolletta dell'acqua. Quindi non soltanto la materia prima acqua, ma tutto il complesso di operazioni che sottostanno al servizio idrico integrato. Questo diventerà un impianto di riferimento per l'intera provincia? Un impianto di riferimento per l'intera regione. È stato oggetto di un finanziamento da 50 milioni di euro che ne porterà un revamping e riusciremo a quel punto a fornire maggiormente di acqua rispetto a quanto già non facciamo adesso alla provincia di Pescara. È un'operazione veramente molto importante di cui siamo particolarmente orgogliosi. Però c'è anche un dato che preoccupa, c'è un consumo non corretto dell'acqua potabile. Purtroppo gli studi di cittadinanza attiva hanno rilevato che a livello provinciale siamo sempre più virtuosi verso la dispersione idrica delle reti e questo è merito insomma degli investimenti che abbiamo fatto negli ultimi anni anche. Però come consumo pro capite ogni cittadino c'è un consumo particolarmente elevato rispetto alla media nazionale ed è anche per questo che noi abbiamo dato vita a queste iniziative e molte altre per cercare di sensibilizzare proprio la popolazione sullo spreco. Dove avviene di più lo spreco? Perché si consuma l'acqua in maniera non corretta? Al mio avviso perché noi la cultura del risparmio dell'acqua in questa provincia non ce l'abbiamo mai avuta, abbiamo la fortuna di avere il Gran Sasso che è una spugna sotto questo profilo e quindi problemi di carenza idrica a livello storico noi non li abbiamo mai dovuti sopportare, per cui diciamo non ce l'abbiamo nel DNA, ecco. ma ormai è arrivato il momento di prendere coscienza anche di questo aspetto. Ecco, l'incontro con gli studenti, con i ragazzi è insomma anche quello di educare in qualche maniera le nuove generazioni, no? Assolutamente sì, ed è per questo che l'anno scorso abbiamo pubblicato quel piccolo libricino a fumetti per i bambini delle scuole elementari, appunto è tutto volto alle buone pratiche sul consumo dell'acqua, un'iniziativa che è stata accolta dai bambini in maniera proprio grandiosa e ne faremo molte altre, l'obiettivo è quello. Questo è il laboratorio chimico del potabilizzatore di Montorio. Che cosa accade? Allora, qui analizziamo tutta la parte delle acque potabili che sono transitate per l'impianto di potabilizzazione. Vengono effettuate analisi sia in ingresso che durante in uscita e durante le sezioni del trattamento, proprio finalizzate a valutare gli andamenti, a capire l'efficienza dei trattamenti in corso e anche per finalizzate alla verifica delle tarature degli strumenti e alla regolazione del processo in atto. Questo significa che l'acqua che viene poi introdotta nelle condotte e quindi arriva a casa alle famiglie è assolutamente pulita, sicura. Questa è un'acqua super controllata perché viene monitorata non solo alla fine del processo, ma viene monitorata durante tutte le fasi. Come avviene l'analisi delle acque? Voi oltretutto, oltre a controllare l'acqua potabile, verificate anche le acque reflue dei depuratori? Sì, noi diciamo ci occupiamo sia di analizzare le acque potabili e sia le acque reflue di depurazione. Il lavoro che svolgiamo è praticamente di controllare sia l'acqua che entra in ingresso agli impianti di depurazione che in uscita.
diciamo, questo discorso ci permette di capire dall'acqua in ingresso quello che potrebbe avvenire al depuratore e impostare quelle che sono le modifiche da fare sull'impianto nel processo. L'acqua in uscita, diciamo, serve per valutare che il depuratore ha lavorato bene, ma anche che andiamo a immettere poi in ambiente, dunque nei fiumi o quant'altro, diciamo, l'acqua secondo il decreto legislativo che vige, dunque con tutti i parametri che siano in linea con quello che è il regolamento. Dunque le analisi che facciamo sono di questi due tipi, cioè in ingresso per valutare, in uscita per vedere che le acque siano, diciamo, dal punto di vista chimico nei valori giusti. Dobbiamo dire che comunque negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 15 anni, la situazione è cambiata per quanto riguarda i depuratori. Non abbiamo più quegli sversamenti, sì, che si registravano negli anni, in modo particolare negli anni 80, dopo gli anni 70. Abbiamo degli impianti efficienti, pensiamo all'impianto di Alba Adriatica, Tortoreto, sì, sì, e anche quello di Giulianova. Sì, appunto, il lavoro che proprio è stato svolto sia dai tecnici degli impianti di depurazione, sia quello che ci, diciamo, l'impegno da parte del laboratorio, più di, noi abbiamo una quantità elevatissima di impianti, diciamo sono circa una novantina, e c'è il supporto anche di laboratori esterni, però il fatto che sono aumentate le bandiere blu e tutto il resto, quello sta a dimostrare che il lavoro viene fatto, diciamo. Infatti questo è il concetto, perché poi il discorso si lega anche all'ambiente, alla tutela dell'ambiente, alla bandiera blu, sì, che riconosce e premia questi territori. Sì, anche perché è stato fatto anche un lavoro capillare nell'andare a vedere quelle che potevano essere le, diciamo, eventuali sversamenti critici. Ecco, dunque il lavoro è stato veramente fatto in maniera certosina, proprio per migliorare quelle che sono le caratteristiche del, diciamo, di come dovrebbe lavorare la Ruzzoreti. C'è la possibilità che le acque dei depuratori, che ormai vengono recuperate, comunque depurate al 100%, possano essere riutilizzate, magari anche in agricoltura? Allora, sicuramente sì, perché questo è un fronte estremamente attuale adesso di sviluppo e di analisi, e quindi Ruzzoreti già sta analizzando tutto in questa prospettiva, anche se ad oggi ancora non è effettivo il riutilizzo. Sicuramente l'efficienza dei nuovi impianti, tutti gli investimenti che la Ruzzoreti in questi ultimi anni ha prodotto, hanno efficientato i processi di depurazione in atto, per cui rendono l'acqua estremamente depurata e chimicamente anche pronta per tutte queste valutazioni finalizzate a un riutilizzo. Qui siamo nel laboratorio microbiologico, sì. All'interno di questi contenitori c'è la Dafnia, un piccolo crostaceo che è una sentinella, perché ci dice insomma com'è la salute, qual è la salute soprattutto di queste acque. Oltretutto voi portate avanti anche degli esperimenti. Sì. Allora, questo è il laboratorio di microbiologia che si occupa sia delle analisi batteriologiche che, diciamo, utilizziamo, oltre alle analisi batteriologiche, il microcrostaceo Dafnia magna. Quello che vediamo qui è praticamente un allevamento a tutti gli effetti e a norma, secondo metodica, dove noi, oltre ad averle, le alleviamo, dunque le facciamo riprodurre e tutto quanto, perché per i lavori che ci servono il numero occorrente è abbastanza elevato. La Dafnia magna può essere utilizzata sia come saggio di tossicità nelle acque reflue, dunque all'uscita degli impianti di depurazione, proprio per il lavoro che svolge, perché la Dafnia in realtà è un controllo non di tipo chimico ma un biomonitoraggio. Dunque, diciamo, la sua presenza ci dice che l'acqua è salubre. Infatti, come ha detto lei prima, viene chiamata la sentinella nell'acqua, perché diciamo, lei vive fondamentalmente in un fiume che in origine non dovrebbe avere nessun tipo di problema. Dunque, appena, diciamo, ci sono delle variazioni di parametri che possono essere dalla conducibilità, parametri alterati, sì, parametri che vanno fuori dalla normalità, diciamo, loro cambiano il modo di reagire, che può andare dal nuoto, dalla possibilità di riprodursi in maniera esagerata o addirittura nulla,
diciamo, tutta una serie di caratteristiche che un occhio che le vede tutti i giorni, come noi facciamo anche con il microscopio e via discorrendo, riusciamo a valutare. Questo è un dato di fatto. Sugli esperimenti invece la dafnia, no, sappiamo che i mari, i fiumi hanno a che fare anche con le microplastiche. La dafnia che risposta può dare? Allora, gli esperimenti, dunque, diciamo, ripeto, in fase sperimentale, quello che noi facciamo è, al di là dei saggi di tossicità per la depurazione, che c'è proprio una metodica ufficiale riconosciuta, quello che noi facciamo è il saggio di tossicità sulla potabile, cosa che da quello che so io in pochi fanno. Noi praticamente possiamo dire che questo è un laboratorio all'avanguardia. L'impegno che ci mettiamo è quello di fare, diciamo, oltre alle analisi di routine quotidiane, diciamo, ritagliamo dei tempi per dare proprio, noi lo chiamiamo LRS, laboratorio di ricerca e sviluppo, cioè fare delle cose che possono essere utili per noi, ma comunque diciamo, possono arricchire quello che è il panorama del, diciamo, del materiale con cui lavoriamo. Come nel caso del saggio di tossicità dell'acqua potabile, noi lo facciamo all'uscita del potabilizzatore. Essendo il potabilizzatore un impianto che comunque riceve dei trattamenti, noi andiamo a valutare con la dafnia magna se ci sono delle alterazioni. Diciamo, è una prova che sta in piedi da un anno e mezzo. Quali sono i risultati, riscontri? Non, le dafnie non muoiono, vivono, e addirittura se ce le lasciamo si riproducono pure. Però io di là ho visto anche dei contenitori con degli ortaggi. Questo che cosa significa? Allora, la prova che facciamo con gli ortaggi è praticamente una prova che abbiamo deciso di fare diciamo, andando verso la transizione ecologica, verso, diciamo, tutte queste cose green su cui adesso il mondo sta girando, la pioggia che piove sempre di meno, nevicare non nevica più. Quello che abbiamo pensato è il riciclo delle acque di depurazione. Per riciclo delle acque di depurazione noi praticamente, diciamo, la prova che facciamo è, ci arrivano i campioni, facciamo le analisi, dunque sappiamo il contenuto dei parametri e della qualità dell'acqua, e abbiamo iniziato a irrigare le piante ortive con le acque di depurazione. I risultati quali sono stati per adesso? I risultati, noi l'anno scorso lo abbiamo fatto su piante di dimensioni più grandi, come pomodori, diciamo, eccetera, e abbiamo valutato che, diciamo, l'altezza del fusto, per come è costituita all'interno l'arbusto, riesce a bloccare anche un'acqua che contiene molti batteri. Quello che stiamo facendo adesso invece è sulle piante proprio ortive, dunque lattuga, cicoria, quelle che praticamente mangiamo nelle nostre tavole. E i risultati sono discreti, se non, diciamo, buoni, perché stiamo valutando la crescita ponderale, cioè stiamo vedendo in base all'acqua che mettiamo e ai parametri, dunque anche al nutrimento, perché utilizzando quest'acqua si riuscirebbe ad evitare anche l'utilizzo di concimi chimici, perché l'acqua di depurazione li contiene proprio in sé. Ed eccola qua la stanza dove vengono eseguiti degli esperimenti sulle piante orto, le piante dell'orto in pratica. In questo caso ci sono delle insalate e poi ci sono anche dei contenitori con semi, in modo particolare fagioli, leguminose, eccole qua, vediamo qui. E qui, insomma, accadono, vengono portati avanti gli esperimenti che potranno tornare utili in agricoltura. Voi state in qualche maniera dando un grosso contributo. Questa è una fase sperimentale, però diciamo che siamo ormai ad un passo dalla possibilità finalmente di utilizzare le acque reflue dei depuratori, e quindi il riciclo, creare quel circuito chiuso che va in qualche modo anche a tutelare il mondo, l'ambiente, la terra. Sì, assolutamente sì, il tema del riuso è di estrema attualità, per cui Ruzzoreti, oltre a fare il dovuto, tra virgolette, ha un atteggiamento, vuole avere un atteggiamento proattivo nell'ambito dello studio e della ricerca. È un contributo. È un contributo, è un piccolo contributo della Ruzzoreti al panorama mondiale dello
dello studio degli effetti del riutilizzo delle acque in base alla variabilità, alle caratteristiche, quali quantitative, sugli ecosistemi. Questo può essere possiamo considerare il potabilizzatore di Montorio un esempio a livello nazionale? Sì, il potabilizzatore di Montorio può essere assolutamente considerato un esempio di gestione efficiente e anche di gestione proattiva che guarda al futuro, che tratta l'oggi con lo sguardo proiettato a domani. Qui ci sono chimici e ci sono biologi. Ci sono chimici, ci sono biologi, ci sono ingegneri, ci sono addetti alla potabilizzazione di lunga esperienza. Ingegnere, qui siamo nel cervellone del potabilizzatore, abbiamo lo schema sinottico, qui viene tutto controllato. Sì, esattamente. L'impianto viene monitorato H24 da una stazione di controllo presidiata costantemente da un conduttore, quindi un operatore fisso, che monitora i parametri del processo attraverso un sistema di controllo a video, quindi a PC. Abbiamo la strumentazione a campo e tutte le utenze elettromeccaniche, pompe, valvole che vengono, essendo automatizzate, sono governate dal sistema di controllo a video. Quindi c'è una sorveglianza attiva dell'operatore, consapevole dell'andamento dell'impianto, aiutato dalla tecnologia che abbiamo a campo. Quali potrebbero essere i rischi? In una situazione di rischio, che cosa accade? Allora, il rischio è legato alla variabilità dell'acqua in trattamento. Essendo un'acqua naturale di tipo superficiale, risente dei fenomeni della natura, banalmente una abbondante precipitazione. Quindi bisogna essere pronti a gestire una variazione repentina di acqua che arriva più torbida, più carica di materiale in sospensione. Potrebbero esserci anche problemi di linea elettrica, ad esempio, essendo un impianto che ha diverse utenze energivore. E qui siamo, diciamo, blindati per la prima emergenza dal controllo in continuo, perché abbiamo strumentazione a campo che monitora in modo appunto continuo, mai interrotto, il tipo di acqua, e questo ci consente di governare il processo e il dosaggio dei reagenti in maniera molto consapevole. Per la seconda emergenza di tipo elettrico abbiamo gruppi elettrogeni e unità UPS, quindi tamponiamo eventuali sbalzi della rete e con i gruppi elettrogeni anche la mancanza. Una cosa che non abbiamo detto è: questo potabilizzatore quante famiglie riesce a soddisfare? Allora, la potenzialità dell'impianto può arrivare oltre i 1400 litri al secondo. Attualmente ci attestiamo sui 400-450. Serviamo tutti i comuni della cosiddetta asta del Vomano, quindi siamo da Castelnuovo in poi verso la costa e tutta la costa verso sud e verso nord, quindi parliamo di, non è l'intero schema acquedottistico, ma una parte rilevante soprattutto nel periodo estivo, essendoci le attività economiche della costa. Queste sono alcune delle vasche del potabilizzatore di Montorio al Vomano. Qui, esattamente quando l'acqua arriva, subisce un primo trattamento di filtraggio. I fanghi vanno a depositarsi sul fondo, dopodiché l'acqua inizia il suo percorso per essere completamente depurata. Qual è la funzione di queste vasche? Sappiamo che hanno il compito intanto di un primo filtraggio dell'acqua. Più che parlare di filtraggio, parliamo di processo chimico di chiarifloculazione, quindi un processo di chiarificazione dove, con l'aiuto di reagenti chimici, si favorisce la decantazione delle particelle che si devono allontanare dall'acqua. Quindi c'è un meccanismo proprio spinto dal reagente chimico che favorisce l'aggregazione delle particelle, la formazione di fiocchi che poi vanno a depositarsi e vengono espulsi dall'acqua. Quindi più che filtraggio è proprio una chiarifloculazione. Questo è un impianto costruito una prima parte nel 2000, poi l'ultima parte è stata ultimata nel 2000.
11. Abbiamo più volte detto che è un fiore all'occhiello ed è un punto di riferimento per l'intera Italia, se vogliamo, anche per via degli esperimenti che vengono portati avanti. Sì, sicuramente è un impianto tecnologicamente molto spinto, già a partire dalla sezione iniziale di disinfezione che viene fatta attraverso l'ozono. È un impianto che garantisce un'acqua di grande qualità, ce lo dicono i risultati delle analisi, i risultati della strumentazione che monitora l'acqua in continuo. È un impianto che sopperisce alle esigenze della provincia, quindi molto dinamico nella disponibilità d'acqua in funzione di quello che ci richiede l'acquedotto, che segue l'andamento delle sorgenti di montagna, quindi garantisce ampia autonomia diciamo al nostro territorio. Sappiamo che in provincia di Teramo c'è un consumo sbagliato di questa acqua potabile, l'acqua del Ruzzo, tuttavia c'è anche un consumo eccessivo di acqua imbottigliata, acqua contenuta nelle bottiglie di plastica. Eppure, come diceva lei, questa è una delle migliori acque in circolazione in Italia. Perché ci si ostina ancora ad acquistare l'acqua in bottiglia? Probabilmente c'è un problema di comunicazione che si potrebbe migliorare. Ho letto anch'io più volte che proprio il territorio italiano è caratterizzato da un alto consumo di acqua in bottiglia. Come gestore, esperienza all'interno di un gestore del servizio idrico, confermo l'assoluta qualità e sicurezza dell'acqua potabile che viene controllata costantemente dal gestore e dalla ASL, con parametri restrittivi monitorati nel caso di un impianto di potabilizzazione, essendo un impianto di trattamento, monitorati quotidianamente. Quindi è un'acqua assolutamente sicura che non va incontro alle incertezze di un'acqua imbottigliata, mettiamola così. Quindi, e allora vogliamo dire che bisogna bere l'acqua dal rubinetto? Assolutamente, l'acqua del Teramano è un'acqua ottima, l'acqua del potabilizzatore è un'acqua, non è un'acqua di sorgente, è un'acqua trattata, ma assolutamente di qualità e pienamente conforme ai parametri di legge.